Ancora una volta, ciao ragazzi, benvenuti in quella che potrebbe essere una nuovissima serie. Mi raccomando, sostenetela con 30.000 pollici su, perché è qualcosa di epico e voglio il massimo del vostro sostegno. Ci troviamo qui nel Minecraft News Journal. Insieme a me oggi, al fianco mio, c'è Anna. Ciao Anna, sei pronta? Ciao. Ciao. Sì, sì, pronta. Dovremo condurre un episodio mega speciale del... dei segreti più strani del web. Insieme a noi quest'oggi due presentatori di alto ordine, al pari di Celine Dion e non so di chi altri, Metal Mavio. Salve, salve a tutti. Bravo, bravo, prendi posto, bravo, sei molto... Grazie, grazie. Hai visto. E insieme a noi anche Stefano. Madonna che tristezza, che tristezza, mamma mia. Un po' triste, che schifo. Mettiti a sedere, barbone. Ok. Va bene. Ora, insieme a noi quest'oggi, una schiera di segreti più squallidi dell'internet che abbiamo trovato in tema Minecraft. Quindi quest'oggi andremo a leggere le nefandezze, le schifezze, le cose più terribili che le persone possono fare o sperare di poter fare, nella storia dell'umanità, e che hanno deciso per qualche strano motivo di pubblicare su In Segreto, perché ormai è molto di moda, diciamo così, leggere le cose che la gente decide di scrivere su questo sito sporco. Abbiamo deciso di partecipare anche noi nella moda di In Segreto, perché non potevamo essere da meno, dovevamo unirci a questo barcone di notizie stravagenti. E mi raccomando ragazzi, sostenete la serie, perché vorrei farne altri episodi, ma ho bisogno dei vostri 30.000 pollici su, 30.000 supporti. Ora, direi di non perdere altro tempo. Siete pronti ad ascoltare il primo segreto travolgente su Minecraft? Prego, prego. Perfetto, vai, vai. Perfetto. Allora io vado. Mi raccomando ragazzi, voglio che voi nei commenti ci scriviate quale deve essere il tema del segreto del prossimo episodio. Quindi mi raccomando, suggerite il tema qua sotto, che so, fratelli e sorelle, tette, pranzo di Natale, quello che vi viene in mente scrivete qua sotto. Allora io inizio. Segreto numero 1: viene da un uomo di 15 anni. Quindi uomo, vabbè, un ragazzo di 15 anni ed è stato votato meno 396 punti. Sentite qua e ascoltate. Di solito, scritto tutto attaccato, eccito guardando video di ragazze, ma non normali, sul gioco Minecraft. Le tette a cubetti mi fanno impazzire. Io non so cosa dire. Allora, qualcuno ha qualche commento per questo segreto? Posso andarmene? No, per piacere, ne abbiamo ancora e di molto peggiori. Cioè c'è gente che ci piace, guarda. Ma io lo so, io so che è vero. Voi direte è un fake. No, ma ti piacerebbe. Io ho visto persone che facevano ste cose sul server di Minecraft. Ma non una, tante. Cioè ragazzi, no, è sbagliato, non lo fate. Cioè è brutta come cosa, è cattivissima. No, cioè, io darei un biscotto a quell'uomo, sinceramente. Ma sì, ma anche due. Per consolarsi, poverino. No, fa bene. Nelle mutande se li mette. Comunque, a parer mio, questo qua è un maiale. Cioè, un maiale. Mario, non c'è niente di più squallido che failare. Prova di nuovo, prova per terra. Chuck. Vai. È un maiale. Come questo. Bravo. Lui. Mamma mia, che battuta estemporanea. Mamma mia. È venuta fuori. Vado avanti con il prossimo segreto senza perdere altro tempo. Se donna di 21 anni. Ok, quindi questa è una donna davvero. Speriamo che non sia uguale a quello di prima, sennò è tragico, Voti più 314 punti. Sono stata lasciata dal mio ragazzo perché gli ho cancellato i mondi su Minecraft. Il segreto? Non ne potevo più. Ma non sapendo come lasciarlo, ho fatto in modo che lui lasciasse me. Ora, io questa storia la vedo applicabile a molti di noi. Già. Se qualcuno si stanca. Tipo, Mario, chi lo lascia? Mario, Diccelo un po'. Mario, stai attento, perché tutte quelle fidanzate, se continui a giocare a Minecraft, secondo me ti lasciano. Potrei prendere spunto. Allora, tu ne hai più di me di mondi di Minecraft. Anzi, a 20.000 pollici in su, mi sa che ti do una griffata nella tua casa personale. Comunque vada. Anzi, a 30.000 pollici in su, griffiamo casa di Anna. Scherzo. Segreto successivo che è collegato a questo. Tenete a mente questo, perché questo è collegato. Questo a questo.
Uomo di 20 anni. Stavo insieme a una ragazza stupenda. Poi ho scoperto che mi aveva cancellato i mondi su Minecraft per liberare la memoria per mettere delle nostre foto. Dopo 2 ore circa l'ho lasciata. Non sapete quanti giorni di gioco per quei mondi. Cioè, ha fatto bene. Potrebbe essere che questo è il fidanzato di quella di prima. Cioè, oddio, tutto può essere. Tutto può essere. Cioè, sarebbe assurdo, però, eh. Prossimo segreto: uomo di 37 anni. Più 890 punti. Perché volano palle di neve nello spazio? Allora, ci diamo una regolata là dietro. Okay. Sentite e ascoltate. Sono padre e noto che molto spesso mio figlio, quando accende il PC, si chiude a chiave in camera sua. Credevo che guardasse, insomma, quelle cose, no? Una volta lascia la porta aperta. Io entro di soppiato urlandogli: beccato! Stava giocando a Minecraft. Ora, io forse è meglio, cioè non so cosa sia più imbarazzante: scoprire tuo figlio che gioca a Minecraft oppure che si sta facendo le cose nelle parti basse. Io preferirei vederlo che gioca a Minecraft, in fondo. Ma se guardava le signorine, però, su come era quello di prima, era... È tutto collegato. È tutto collegato. Madonna, è in famiglia questo in segreto. Andiamo avanti. Prossimo segreto: uomo di 18 anni più 665 punti. Tempo fa andai in una discoteca all'aperto dove ci sono queste grandi lampade a forma di ghast di Minecraft. E una volta ero talmente ubriaco che le scambiai per loro. E iniziai a correre nascondendomi per la paura che arrivasse una palla di fuoco. E un mio amico mi disse persino che presi un ramo e lo usai a mo' di spada. Ora, questo raggiunge un nuovo livello in quanto si può essere malati per un videogioco. Spero di non aver mai fatto una cosa del genere e di non farla mai. Forse se mi viene l'influenza, mi prende un delirio e mi metto nel letto. Ah, la maledizione di Robrine! La maledizione! Donna di 17 anni. Più 385 punti. Stasera ho sgamato mio fratello mentre si... Insomma, dai, avete capito tutti, no? Si sollazzava. Il ciò mi ha scioccata. Ma la cosa più triste è che il video non era porno. Era un video su Minecraft. Ora, fermi tutti. Qua c'è il mind blown. Avete mai pensato che potrebbe essere un video nostro? Oddio, vi ho colto. Potrebbe essere Mario che gli dava questo desiderio sessuale. O Stefano. Le mutande di Mario. È quello delle mutande. Mamma mia, video ancestrale che voi non potete conoscere. Però, qua è pericoloso. Un video di qualcun altro. Video di Minecraft ce ne sono tanti. Speriamo, non ci resta che sperare che non fosse nostro. Preghiamo il Signore affinché sia così. Ah, ma aspetta, era una donna comunque. Ah no, è mio fratello. Era mio fratello. Brutto. Se fosse stata una donna, ancora. Vabbè, donna di 20 anni, 446 punti in positivo. Ho scoperto che il mio ragazzo mi tradisce. Ora, lui ama giocare a Minecraft e non sospetta minimamente che io ci sappia giocare. Oggi sono andato a casa di un nostro amico che gioca sul suo server. Ho bruciato la casa al bastardo per vendetta dopo averci dato dentro con l'amico. Ora, anche qua, questa ragazza è una grandissima griefer e io la voglio conoscere per intreprendere con lei una relazione amorosa. Aspetta, sai cosa penso di quella ragazza? Sì. Questo. Una vacca, bravo! Questa me la prendo io. Basta. C'è una vacca che mi pensa in testa. Levatemi la vacca dalla testa. Chop. Ok, basta. Vatti a sedere. Ultimo segreto per questo episodio. Speriamo di avervi divertito quanto ci siamo divertiti noi, perché non vedo l'ora di fare il prossimo. Uomo di 20 anni, 272 punti. Mentre giocavo a Minecraft, ho conosciuto una ragazza di nome Claudia. Abita molto lontano da casa mia. Ieri l'ho incontrata e facendolo ho scoperto che aveva il pene più grosso del mio. Non so se essere invidioso o triste. D'ora in poi, basta Minecraft. Cioè, queste sono cose che ti sembrano. Queste sono le cose che succedono quando intraprendi relazioni amorose online. Non sai mai che cosa potresti trovare. Mai potresti trovare un triceratopo. Dico bene, esatto. Mario.
Comunque vada, ragazzi, questo conclude l'episodio, il primo episodio del News Journal di Minecraft. Ancora non abbiamo anche trovato il titolo. Se avete qualche idea per il titolo, scrivete anche quella nei commenti, ma scrivete anche il tema per il prossimo episodio, che arriverà a 30.000 pollici in su. 30.000 perché? Perché questo video era epico. Quindi per questa volta è tutto, ed io vi auguro una buona giornata. Da Lion, Stefano, Mario, Anna, il maiale e la mucca. Out.